Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, dalla Panastudio Production di Palermo, La Tana del Lupo! Conduce Francesco Panasci. Ed eccoci con una nuova puntata di Tana del Lupo, una tana dove il lupo perde il pelo ma non il vizio, si dice in Sicilia ma si dice in tutto il mondo. Noi in italiano riteniamo che il lupo sia quello che dovrebbe aggredire, in questo caso io sono un lupo morbido, non aggredisco mai, anzi sono, come dire, operativo per il sociale, operativo per le imprese e ancora di più per la nostra Sicilia a cui sono tanto attaccato, non mi voglio muovere. Allora, fatto questa leggera premessa, oggi parleremo, rincontrando vecchi amici che sono già stati in una recente puntata, trattasi di Gregorio Squadrito dell'Unicredit, che si è trovato bene, ha certificato che è anche telegenico, questo ce lo siamo detti anche a telecamere spente, dice perché non parlare di argomenti importanti che riguardano la nostra produttività e nel particolare produttività legata all'agricoltura e alla green economy, dice facciamolo da Francesco Panasci nella sua Tana del Lupo, che tra l'altro porta bene. Allora vi invito subito a salutare i nostri ospiti, dando il benvenuto intanto all'onorevole Calan, Francesco Concetto, che è commissario straordinario dell'ESA, ente di sviluppo agricolo della regione siciliana, tanto discussa negli anni, e adesso ci faremo raccontare un po' di cose, e insieme a Squadrito naturalmente c'è Confimprese Sicilia, nella persona del suo presidente Alessio Lattuca, dove appunto nasce questo protocollo d'intesa, questa convenzione che dovrebbe portare benessere ai nostri giovani imprenditori nella green economy e nella agricoltura in genere. Si parla anche di banca della terra, poi ci spiegherete bene che cos'è, ma partiamo giusto da questa convenzione e poi vedremo perché Gregorio Squadrito con l'Unicredit, in quanto banca, c'entra in questo contesto. Allora, intanto partiamo dall'ESA. Raccontiamo un po' cos'è questa ESA. ESA è l'ente di sviluppo agricolo della regione siciliana, che è stata istituita nel 1965 con legge regionale del numero 91, poi trasformato in ente per la riforma agraria in Sicilia, l'ERAS. Ha molti compiti istituzionali, naturalmente quello dello sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l'elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, ma anche l'ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell'irrigazione, della viabilità agricola, delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico e in genere qualsiasi iniziativa legata all'attività naturalmente dell'agricoltura siciliana. Quindi quando si dice che l'ESA non ha compiti, io dico che i compiti sono tantissimi, sono pure ardui, difficili in un momento di crisi economica. Ne parliamo giustamente con il commissario, il neo commissario dell'ESA, e quindi onorevole Calanna, insomma, tanti sono stati i discorsi fatti su questa ESA, ente in più, ente carrozzone, costa tanto, non produce nulla, ci sono trattori che ormai non sfrutta più nessuno, ma effettivamente cosa fa l'ESA? Ma intanto per rimettere le questioni al loro posto, l'ente di sviluppo agricolo che nasce con legge, così come lei diceva, ha consentito a questa terra, una terra povera, una terra agricola, la Sicilia e l'Italia che usciva dal dopoguerra sostanzialmente, di infrastrutturarsi, perché probabilmente le nuove generazioni non sanno, ma tutta l'attività di infrastrutturazione dell'isola
è stata condotta dall'ente di sviluppo agricolo, quindi dighe, strade, canalizzazione, elettrificazione rurale, tutto quello che oggi consente la fruizione dell'isola sostanzialmente e i servizi ad essa connessi sono state opera di una grande esperienza che nonostante gli anni oggi continua ad avere un suo ruolo e una sua funzione. Partendo dall'ultima battuta che lei faceva sui trattori sostanzialmente o sui trattoristi, una forza importante di uomini e mezzi al servizio della meccanizzazione per l'innovazione in agricoltura, ma oggi tutti sanno che l'innovazione non è più la meccanizzazione, ma che si fa con altre azioni anche immateriali, la qualità, le produzioni tipiche e quant'altro, perché questo è il segmento che ci consente nel mercato della globalizzazione di competere. Quei trattoristi e quei trattori che hanno innovato in questa direzione oggi vengono messi, con un'intuizione del governo Crocetta, vengono messi al servizio della prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio. Praticamente questi trattori sono operativi, diciamo. Cioè sono operativi perché tra l'altro abbiamo sempre terra spostate, ci può essere un po' di fango, sì, soprattutto fiumi, soprattutto aste fluviali, soprattutto demanio fluviale, sostanzialmente, che tanti guai ha creato alla Sicilia, che è un'area a rischio anche con costi umani che questa terra ha pagato, e la manutenzione di queste aste fluviali in collaborazione con i geni civili, con l'assessorato al territorio e ambiente, diventa il modo come qualificare una spesa che comunque la regione Sicilia continua ad avere e svolgere un servizio di prevenzione importante e fondamentale. Vorrei aggiungere che questa esperienza di governo per la prima volta sostanzialmente tenta di trovare un'altra strada che non è quella di gravare sui fondi regionali propri della nostra Sicilia che si sono sempre più assottigliati, ma sui fondi comunitari. Cioè, sostanzialmente la prevenzione del dissesto idrogeologico giocata con progetti specifici e con perizie specifiche per attingere ai fondi comunitari e non gravare più sul bilancio della regione. È un'inversione di marcia che ci consente non soltanto di risparmiare, ma di qualificare il nostro intervento. Tra l'altro abbiamo concluso quella che era una fase importante, la cosiddetta riforma agraria. Cioè, la riforma agraria in Sicilia, che ha visto la Sicilia feudale diventare una Sicilia di piccole e medie imprese nel mondo rurale, nel mondo dell'agricoltura, è legato ad un percorso, allora ad un'intuizione dopo la guerra, cioè dire quella di scorporare il feudo siciliano e assegnare questi fondi agli agricoltori per creare una classe imprenditoriale in Sicilia nel settore dell'agricoltura. La riforma agraria a luci e ombre, abbiamo deciso di fare il punto e di voltare pagina perché molti terreni allora non assegnati nel percorso dei tempi, abbandonati da soggetti che hanno ritenuto più proficuo emigrare anziché restare in Sicilia a coltivare, oggi ci consegna un patrimonio agrario importante, agricolo importante, migliaia e migliaia di ettari di terra sostanzialmente, che possono essere messe al servizio di una imprenditoria siciliana, con riferimento ai giovani, alle cooperative, ai nuovi tecnici. E questo è il tema della nostra convenzione. Migliaia di ettari a disposizione del patrimonio pubblico che possono incontrare una richiesta, una domanda di giovani che vogliono misurarsi con un'attività imprenditoriale agricola. Stiamo parlando di un residuo di terre da assegnare per quanto riguarda l'ente di sviluppo agricolo di qualcosa come 24.000 ettari, quindi un patrimonio in tutta la Sicilia, no? Sì, un patrimonio immenso.
potremmo creare cooperative, potremmo creare giovani che possono impegnarsi in questo progetto. E allora il tema della convenzione è questo, vedere come mettiamo assieme l'esperienza di Confimprese, che nel suo DNA ha quello di implementare impresa in Sicilia, e come invece l'ente può mettere a disposizione questo patrimonio terra per dare questa opportunità ai giovani. Quindi più impresa, più occupazione, e certamente in questo contesto il ruolo della banca non è neutro, perché uno degli elementi che oggi si pone un giovane che vuole intraprendere un'attività imprenditoriale, il capitale terra da un lato e il capitale finanziario per poter avviare una esperienza d'impresa. Sai che quasi quasi potevi fare il conduttore, se vuoi ci trasferiamo, hai presentato tu gli attori di questa puntata, complimenti onorevoli. Allora, invece Lattuga, parliamo di questa convenzione, ma quanto oggi i giovani possono essere affascinati dal mondo terra? Cioè, oggi parlare di agricoltura a un giovane può anche significare qualcosa di antico, di non piacevole. Come ci arrivate voi ai giovani a farli diventare imprenditori della terra siciliana? Allora, questo è il nostro progetto. Il progetto di cui ti parlavo poc'anzi è per la Banca della Terra. La Sicilia finalmente, dopo qualche anno di considerazione sul tema, ha esitato positivamente una legislazione in questa direzione, ha creato la Banca della Terra. È una novità importantissima che si sposa con le cose che ha detto Francesco Calan, cioè un nuovo interesse rispetto al settore primario, che è quello della terra. Veniamo tutti dalla terra, solo che le società evolute hanno guardato con scarso interesse la terra, fermo restando che si sono nutriti tutti di terra, in ogni caso. Ma arriviamoci, perché si è guardato male alla terra? Ma forse perché non rendeva quanto doveva rendere? Diciamo che la nostra società si è terziarizzata, diciamo che siamo andati avanti prima con l'industrializzazione e poi tutti i servizi connessi a una società consumistica e una società, diciamo, del benessere. Il benessere non si sposa molto con la terra, perché la terra è impegno, sacrificio e lavoro. E anche molta manualità. Impegno, sacrificio e lavoro e manualità, quindi è impegnativo. Io, peraltro, ho pure della terra, mia figlia si sta interessando di terra e capisco che è una situazione veramente complicata. Allora noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo anche proposto all'ESA. Credo che ci sia un nuovo interesse che è diventato quasi una idealità politica nel mondo, e i giovani sono molto attratti da queste cose, sì. Moltissimo, sì. C'è una tendenza, per esempio, non so se tu hai sentito parlare degli ecovillaggi, posti in cui si riuniscono, sì, i giovani per fare agricoltura con le vecchie maniere, insomma, c'è una tendenza. È un po', sta accadendo un po' quello che è accaduto con i B&B. Prima che si chiamassero B&B erano case in famiglia o strutture ricettive, diciamo, di basso livello, sul riconoscimento, diciamo, sociale dell'attività. Quando sono diventati B&B, sono diventati più aristocratici. Ora fare un B&B diventa... Allora bisogna, secondo me, considerare le stesse cose e far diventare il lavoro in campagna una cosa attrattiva. Quindi qui si sposa con tutto il sistema Sicilia. Noi abbiamo grossissimi valori che sono oltre quelli di cui si parla tanto, ambiente, qualità, beni culturali, turismo eccetera, ma abbiamo il capitale umano. Noi abbiamo un capitale umano il cui valore è inestimabile. Eppure disoccupato. Ma è sempre capitale umano. È un capitale umano. Se troviamo lavoro, che venga. È un capitale umano non valorizzato. Poi la Sicilia ha altro capitale. Le terre di cui parla Francesco sono tante, sono 24-30 mila ettari, ma la Sicilia complessivamente, la regione Sicilia ha nella propria disponibilità tra terreno, diciamo, demaniale, comunque in capo alla Sicilia, e quello privato che dovrebbe entrare nella disponibilità della Banca della Terra, parliamo di 400 mila ettari. È un patrimonio di valore spaventoso, che se utilizzato con buone prassi, quindi una volta tanto la Sicilia dovrebbe riconvertire il suo approccio rispetto a una cosa come questa, che ha un altissimo valore sotto il profilo del lavoro, ma soprattutto sotto il profilo della dignità, cioè un fatto politico. Cioè, se la Sicilia decide di valorizzare capitale umano e capitale fisico, anche secondo le procedure di cui parlava poco fa Francesco, quello del dissesto idrogeologico è una cosa importantissima.
non credo che altrove abbiano le stesse competenze e le stesse capacità tecniche e di valore, diciamo, di capitale umano che ha la Sicilia, perché la Sicilia ha tutte queste cose e lei se le possiede tutte, ha una capacità tecnica, ma soprattutto ha moltissimi addetti. Parliamo di circa tra insomma, soggetti che potrebbero essere dedicati a strutture di questo tipo, parliamo di decine e decine di migliaia di persone. Ma soprattutto questi potrebbero avere un ruolo importantissimo, l'abbiamo messo anche nel protocollo, potrebbero essere i tutor di tanti giovani che non si sono occupati di agricoltura, ma che hanno bisogno... Chiaro, perché serve formazione... Chi fa un passaggio generazionale... Anche questo è previsto nella vostra convenzione. Anche sotto profilo dei saperi. Non è cosa da poco, cioè non è che un giovane diventa agricoltore dall'oggi al domani non essendo figlio d'arte. Allora bisognerà creare orientamento, formazione, e qui si innesta anche il ruolo della formazione siciliana, che ha trascurato sempre il settore agricolo. Una nuova organizzazione di tutta l'agricoltura in Sicilia potrebbe andare verso la direzione della green economy, quindi della sostenibilità. Sono tutti elementi che abbiamo dentro la convenzione che dovremmo sviluppare insieme. E secondo me ci sono tutte le condizioni in Sicilia favorevoli per una inversione di tendenza. Bene, ora torniamo ancora a parlare di questo tema, giovani, soprattutto occupazione, disoccupazione, terra, ma anche concorrenza, perché non scordiamoci che abbiamo tanta terra, ma abbiamo tantissima concorrenza perché questa globalizzazione ci ha fatto del male. Ma nella convenzione è previsto anche, sono previste le politiche del credito che vanno nella direzione della internazionalizzazione, perché ove accadesse per esempio di orientare questi giovani verso politiche di bio, per esempio, arrivare a uno stock tale da poter avere interesse nelle politiche internazionali sul bio, per esempio la cosmesi, la farmacia, i medicinali, ci sono tutte tendenze nel mondo. Cioè, immaginiamo il mercato della cosmesi nel mondo vale 50 miliardi e la chiamano bio mentre non lo è, non ha nessuna certificazione. E in questo momento quanto produce in Sicilia? Ma in Sicilia abbiamo una buona produzione, siamo a buon livello, però un orientamento complessivo da stock prevede anche delle politiche di internazionalizzazione contestualmente, altrimenti produrremmo tanta roba che poi non va nel mercato come è accaduto in passato per il vino, come sta accadendo ancora ora per l'olio per esempio. Se non si fa un'operazione per cui di marchio, Di brand, di certificazione, di tracciabilità, tutto questo poi nel mondo deve avere una sua accoglienza, quindi deve essere ritenuto tale. Il brand Sicilia potrebbe avere una vendita facilissima perché tutti amano la Sicilia, al di là delle nostre considerazioni, tranne Sicilia, ma nel mondo la Sicilia è una terra è molto apprezzata. Bene, Squadrito, tocca a te. Allora, che c'entra l'Unicredit all'interno di questo progetto? Capisco che voi trattate i soldi, sono i soldi quelli che danno la salute agli imprenditori, ma ne danno ancora di più ai giovani che scommettono su un'attività nuova e hanno come naturale bisogno quello di partire, quindi questa startup. Voi? Allora, in teoria una banca non c'entra nulla, nel senso che la banca potrebbe aspettare che qualcuno di questi giovani, ma ci torno sull'argomento, decida di scommettersi e viene da noi a chiedere un prestito. Questa potrebbe essere una visione statica molto statica del rapporto della banca. Io vorrei fare un passo indietro. Come tu ricorderai, l'altra volta io ti accennai a questo progetto, non ero autorizzato a presentarlo perché ovviamente la presentazione del progetto è in capo all'onorevole Calanna e al presidente Lattuga, però ti accennai al fatto, ti dissi, è un progetto di altissimo profilo, un progetto in cui io credo molto, un progetto che secondo me può essere un veicolo di sviluppo e di occupazione per i giovani. E non indifferente, come scusa? Non indifferente, dico, no, qualcosa non di corposo. Calanna ha con estrema eleganza rappresentato questo che è il progetto. Alessio si è inserito col contributo che può dare la sua associazione. Noi cosa possiamo fare? Se noi immaginiamo innanzitutto questo è un passaggio, un ulteriore tassello che si realizza nel rapporto fra noi e Confimpresa. No, Unicredit e Confimpresa nei mesi scorsi abbiamo sottoscritto una convenzione in base alla quale Confimpresa dà un contributo consulenziale alle aziende, le avvicina al mondo Unicredit e Unicredit di converso si impegna ad applicare per le pratiche presentate da Confimpresa un tasso preferenziale. Quindi si chiude questo cerchio. Oggi cosa immaginiamo noi? Confimpresa ed ESA hanno fatto un passo in avanti, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo,
firmeremo io e il presidente Lattuga un addendum alla precedente convenzione per poter estendere i benefici della convenzione che già esiste con Confimpresa a questo accordo, ti ripeto, di altissimo profilo, in cui noi crediamo moltissimo nei prossimi mesi. Tieni conto che mi piace immaginare, e mi taccio, che al di là della visione statica della banca, io immagino un apporto di tipo consulenziale da parte dei miei uomini sul territorio. Cioè, se è vero che Confimpresa fa una prima selezione, agevola questo flusso, come tutti auspichiamo, di giovani verso la terra, è altrettanto vero che non sempre questi giovani hanno la cultura finanziaria idonea per poter affrontare. Bene, noi abbiamo sul territorio tantissimi uomini che sono in grado di svolgere questo ruolo consulenziale, a parte il fatto che noi come Region Sicilia di Unicredit abbiamo mantenuto degli specialisti di agrario che sono dislocati anche sul territorio, su Catania e su Ragusa, e riescono a dare un valore aggiunto a questo tipo di contributo. Ultima cosa, e poi mi taccio, se poc'anzi il presidente Lattuga parlava di tutor, io vorrei, questa non è un'esperienza nuova, se noi guardiamo ad un recentissimo passato ci accorgiamo che una notissima fabbrica automobilistica tedesca che ha realizzato un turnover velocissimo si è resa conto che aveva delle maestranze molto giovani, molto attente, molto dinamici, cui mancava quell'aspetto, la qualificazione, che e ha richiamato, ed è quello cui parlava il presidente Lattuga e su cui noi ci siamo confrontati, ha richiamato in servizio su base assolutamente volontaria tutti quei gli operai che erano andati in pensione, affiancandoli alle nuove leve, su base volontaria, su base assolutamente non filantropica ovviamente, però si è realizzato questo mix che se ESA e Confimpresa, magari con l'aiuto di qualche organizzazione sindacale, riescono a mettere insieme, avvicinare al giovane che decide di scommettersi nella terra qualcuno che gli trasferisca il sapere, perché quello dell'agricoltore è un mestiere che personalmente mi affascina, forse in un'altra vita io ero agricoltore, non lo so, però è un lavoro in cui o può essere che tuo padre era agricoltore, può essere, no, no, tuo padre non era agricoltore, no. E, diciamo che è un mestiere che affascina, ma la cui componente esperienza non può essere assolutamente affidata all'improvvisazione. Onorevole, ma parlando appunto di attività di sviluppo di impresa agricola in questo caso, voi vi adopererete come ESA intanto come ente autonomo o farete anche, come dire, sfrutterete le risorse per esempio del PSR? Ma è chiaro, io volevo farla una precisazione, perché parlando di agricoltura, nel mondo in cui abbiamo vissuto, caratterizzato da una grande bugia capitalistica, cioè dire che questo nostro sistema poteva evolversi all'infinito e svilupparsi all'infinito e dare benessere a tutti. È una fesseria. In un mondo, ma la fesseria sta nel fatto che viviamo in un mondo finito, quindi sì, lo sviluppo esponenziale, infinito, era proprio una contraddizione in termine. Ha portato la società più a evolversi nella direzione dei servizi, della ingegneria finanziaria sostanzialmente, poi a un certo punto il mondo, il pianeta, la nostra vecchia Europa, per arrivare in Sicilia, la mattina si sveglia e questo castello di carte è crollato, da qualche parte bisogna ricominciare per determinare sviluppo e occupazione. E l'agricoltura che veniva considerata l'ultimo e l'agricoltore che veniva considerato l'ultimo nella scala sociale oggi assume un ruolo fondamentale, perché è la risposta giusta per la ripresa del nostro sistema produttivo, B, perché è una occupazione di grande prestigio, perché in agricoltura non ci sta soltanto il lavoro materiale, ma ci sta l'innovazione, ci sta la ricerca, ci sta la modernizzazione, ci sta l'approccio con una politica comunitaria che col nostro PSR sempre più guarda
allo sviluppo del nostro territorio. Faccio un esempio: l'esperienza del vino in Sicilia è un'esperienza d'eccellenza che porta la Sicilia nel mondo e vede imprese impegnate di grande livello e di grande qualità. Abbiamo attivato come ESA la filiera della birra artigianale che oggi comincia a prendere campo e molti giovani si vogliono avvicinare a questa esperienza, impianti di poche decine di migliaia di euro che danno al giovane un reddito, ma soprattutto lo avvicinano ad un mondo che lo entusiasma, che lo coinvolge, perché è sapere, tradizione, cultura. Quindi io penso che si può scommettere la green economy, l'esperienza del polo di Gela, per capirci, dove la stessa Eni, con l'accordo di programma che stila con Confindustria e con la Regione Sicilia, riconverte la raffineria di Gela passando attraverso questo percorso della green economy, il guaiole, che è questo arbusto americano che crea la gomma. La gomma tutti pensiamo che sia un derivato del prodotto petrolifero, del sottoprodotto petrolifero, ma sostanzialmente invece potremmo produrla in agricoltura e avere un cambiamento di quelle che sono state le strutture che si hanno dato occupazione e sviluppo, ma hanno regalato alla Sicilia tanto inquinamento e tanta morte sostanzialmente. Quindi uno sviluppo compatibile che passa attraverso l'impegno in agricoltura, ed è chiaro che in tutto questo c'è un piano di sviluppo rurale che accompagna i fondi comunitari, che accompagnano l'azione d'impresa, quindi non soltanto la banca ma anche questi fondi che l'Unione Europea ci mette a disposizione. Veda, e concludo, la Sicilia oggi vive una grande contraddizione ed è questo l'agenda di governo e la scommessa fondamentale. Da un lato abbiamo le risorse del nostro bilancio che si assottigliano e si esauriscono. Non ce ne sono proprio. Le ultime notizie dicono che siamo in fallimento, quindi si assottigliano, non esistono più risorse in Sicilia. Lì c'è anche una tendenza a creare il panico per giocarsela anche sul piano politico, come dire, strettamente politico, e penso che non sia una buona... Infatti qui nessuno è spaventato, una buona prassi. Da un lato queste risorse che si assottigliano e dall'altro una montagna di risorse comunitarie che debbono essere utilizzate. I siciliani dobbiamo imparare ad utilizzare meglio queste risorse comunitarie, a spendere bene, a spendere tutto sostanzialmente, perché questi possono essere l'elemento che può ritornare a far diventare questa terra una terra di produzione, di sviluppo, e non una terra assistita, perché questo è avvenuto in questi anni per i nostri giovani. Ci hanno somministrato la droga dell'assistenza. Oggi purtroppo dobbiamo uscire e dobbiamo venirne fuori da questa iniezione di droga sostanzialmente, ma io soprattutto dico che bisogna venire fuori da questa condizione di mortificazione, perché l'assistenza ha determinato mortificazione della persona. E non creazione né di posti di lavoro né tantomeno di professionalità. Ma tornando di nuovo ai giovani e a quello che diceva l'onorevole, si è dato molto spazio ai servizi e poco a quello che è la, come dire, la produttività manuale. Bisogna pure dire che comunque la terra produce beni, diciamo, che non, di cui non si può fare a meno, che la terra produce ricchezza cibo, primaria. Che è la ricchezza primaria. Ma lì si sta anche costruendo un grande castello che si chiama Expo 2015, che ad oggi, dico, dobbiamo fare un passaggio a questa cosa. Dico, parliamo di convenzione, la convenzione, dietro la convenzione ci sarà poi un grande progetto. Pensiamo che la terra ne parla così bene, lo spot di Expo 2015, ma lì io credo che si stia costruendo un grande castello di sabbia, perché la Sicilia sta facendo tutto ma non sta facendo nulla. Io penso... Poi naturalmente l'onorevole è pronto a rispondere, che già si sta preparando a dire che non è vero, si sta lavorando. Tanto che sappiamo che il Presidente ha messo su una nuova figura, che è il dottor Sami Ben Adelaidi, che dovrà fare una sorta di monitoraggio sui lavori che si stanno svolgendo per quanto riguarda Padiglione Sicilia, anzi il cluster Euro Biomediterraneo a Milano, perché se ne parla tanto ma nulla accade.
Allora, io penso che per una attività di riconversione intellettuale ci vogliano tempi lunghi. Cioè, non è che si muore. Però con i tempi lunghi si muore adesso. No, no, se io dicevo a qualcuno, un economista di grande vaglio, dicevo che nei tempi lunghi non ci saremo. Allora, per ritornare a quello che diceva l'onorevole, le cose comunque devono iniziare da qualche parte, altrimenti non c'è, certo, da nessun posto. Certo. Io credo che... Ma infatti siete venuti in trasmissione perché la cosa mi attrae, mi fa piacere, perché ci vogliono spunti e coraggio per fare iniziative nuove. Si parte dalla convenzione per fare grandi cose, ecco, poi. Il nostro impegno, quello che ci vede oggi assieme, è un impegno di carattere intellettuale, politico, sociale, perché guarda a un grande patrimonio, così come è stato ripetutamente segnalato oggi, diciamo inesplorato, perché se noi guardiamo la Sicilia è abitata lungo le coste, cioè sono 5 milioni di abitanti ma vivono prevalentemente attorno alle coste. C'è questa passione verso il mare, oltre che alla campagna. No, diciamo, è stato più comodo. L'interno della Sicilia è pressoché deserto, cioè non è una terra sfruttata. Quindi diciamo quello che in passato è stato ritenuto un valore, cioè lo sfruttamento delle terre, del territorio, il consumo del territorio, in Sicilia non è caduto come altrove. Noi oggi ci ritroviamo, quando parlo di patrimonio, è perché tutto sommato noi non abbiamo vissuto l'era della industrializzazione complessivamente, l'abbiamo vissuta come terra di conquista, perché la vera industrializzazione l'hanno fatto le aziende di Stato e l'hanno fatto a mare, creando i problemi di cui parlava poco fa Francesco Calanda, di inquinamento, di malattie, di consumo del territorio, di invivibilità, e l'abbiamo visto a Milazzo, a Gela, a Siracusa, e l'abbiamo visto con i cementifici. Insomma, in Sicilia non ci hanno portato l'industria perché volevano farci un regalo, l'hanno portato perché gli faceva comodo. Quindi, finita l'epoca, sono rimaste le macerie, oggi abbiamo da sostenere i costi della riattivazione di queste zone, quindi le bonifiche, tutti i costi di bonifica, miliardi di euro che non avremo mai, per cui ci terremo, diciamo, quello che abbiamo. Noi pensiamo invece che oggi va valorizzato l'ambiente, i beni culturali, il paesaggio, la bellezza della Sicilia. In un unico mix. Chi può fare da collante in tutto questo è l'agricoltura. Secondo me, come diceva Francesco, è primaria di nuovo. Dopo è una sorta di ricorso. Però andiamo io a spiegare poi al sovrintendente ai beni culturali, spieghiamolo al direttore del museo. Noi abbiamo parlato di sostenibilità, quindi abbiamo parlato di green economy, parliamo di questioni che non hanno nulla a che vedere. Per esempio, non so se lo sapete, in Sicilia sono state censite circa 500.000 tra masserie, ruderi abbandonati, 500.000 con l'ultima aerofotogrammetria. Voler mettere un giovane per ogni masseria gestita, 500.000 posti di diciamo lavoro. Che di questi molto sono in possesso di ESA. Immaginiamo che questi diventano... Dico, cavoli tuoi sono, perché devi accelerare la cessione di questi. Il dottore Calanna abbia una... Il fatto che qui il Presidente... Appunto, una grossa... Chiaramente... Una grossa un grossissimo passo avanti. Io dico questo, non siamo qui per caso, ci sono incontrate delle persone, in qualche modo hanno delle sensibilità che si sono incrociate. Torre Calanna ha una grande opportunità, lui oggi è commissario di un ente che ha risorse a mai finire di ogni genere, sia tecniche, come dicevo, che di carattere umano, anche di professionalità. Lui è una persona aperta all'esterno che vuole valorizzare tutto questo in funzione delle cose che ci siamo dette. Quindi se il percorso avrà quella, diciamo, prenderà l'abbrivio in questa direzione, sicuramente si potrebbero fare delle cose a valore per i giovani. Stiamo attenti, la banca qui non è per caso, come il dottore non era di passaggio, il dottore Spadito voleva far capire, perché è una persona, diciamo, molto riservata, che non tende a non esporsi molto. Io dico che invece la banca ha un grande significato, perché Confimpresa, oltre a fare le cose che sta facendo con ESA, è già terminale di SGFA Ismea. Non so se tu sai cos'è l'Ismea. No, raccontaci. L'Ismea è l'ente nazionale più importante per l'agricoltura, cioè colui il quale dà i soldi agli agricoltori. Ed è nazionale o nazionale? Noi abbiamo una convenzione nazionale. La convenzione SGFA transita attraverso i consorsi di garanzia fidi. Noi abbiamo una rete di consorsi di garanzia fidi in cui c'è protagonista con noi
Interconfidimed è uno dei consorzi di garanzia fidi più grossi della Sicilia, uno dei più grossi d'Italia, un 107 con grandissime... Uno di quei consorzi vigilati. Vigilati, che ha a disposizione... Basta dire 107. Ecco, che ha una forza contrattuale con le banche, non solo, ma con il credito comunque si relaziona molto bene, noi siamo in rete. E cosa accade? Dove sta la triangolazione? I giovani possono avere soldi nazionali, oltre che quelli regionali a cui faceva riferimento il dottore Calanna. Cioè possono accedere ai fondi nazionali attraverso queste strutture che noi abbiamo posto in essere. Noi abbiamo una rete in tutta la Sicilia, con dentro molti agronomi. Però dico, comunicate poco. Hai ragione. Questo è un difettuccio. Hai ragione. Se le cose non si sanno. Allora, siamo qui per cominciare a comunicare. Allora, il problema qual è? Dentro queste misure di Ismea nazionale ci sono moltissime misure a favore dei giovani, anche per fare agriturismi, per fare agricoltura di qualità, ma anche per l'innovazione e per la ricerca. Noi stiamo cercando, e sicuramente l'ESA in questo sarà, diciamo, la nostra piattaforma più importante, far fare delle ricadute sul territorio che fino adesso non ci sono state. Cioè i fondi nazionali sono di tutto il paese. La Sicilia ne ha avuta poca e male. Non le vuole la Sicilia, non ha bisogno. Allora io dico, purtroppo, cos'è accaduto? Probabilmente in Sicilia non ci sono state delle risorse di carattere organizzativo, intellettuale, in grado di drenare risorse anche qui. Tieni conto che a livello nazionale il fondo che si riferisce all'innovazione tecnologica è utilizzato al 98%, soprattutto nella parte più evoluta del paese, quindi il nord-est dell'Italia e l'Emilia Romagna. Allora, il problema qual è? Abbiamo le risorse. Addirittura esiste un fatto che la regione siciliana ha riversato in quest'ente 30 milioni di euro tanti anni fa, il cui uso ancora non è dato sapere. Abbiamo 30 milioni di euro non sfruttati? Noi abbiamo dato 30 milioni di euro alla Ismea nazionale. Allora, il problema qual è? Noi siamo un'organizzazione che guarda con grande attenzione... Quanti iscritti avete voi in Confimprese? 25.000 circa. Guarda con grande attenzione all'impresa siciliana, guarda con grande attenzione a chi già fa impresa per migliorare la propria capacità di accedere a risorse, sia tecniche, che sono quelle di ESA, quindi anche alle terre, ma accompagnarle anche economicamente, altrimenti tu avrai fatto un'altra cattedrale nel deserto, darai le terre a chi non ha i mezzi intellettuali per gestirla e i mezzi economici per gestirla. Allora noi cerchiamo di chiudere questa filiera, chiamiamola così. Ci sono in campo delle risorse che la banca ci ha dato grande disponibilità, queste cose non le abbiamo presentate adesso. Noi la convenzione l'abbiamo presentata l'anno scorso a Catania, l'11 di febbraio. Però sono cose che hanno... Quante richieste sono arrivate? Dobbiamo essere onesti. Ne abbiamo tante. Ci sono tantissime, richieste? Da tutta la Sicilia, sì, ne abbiamo tante. Ma non solo, abbiamo richieste anche di carattere, come dire, raffinato, perché non sono richieste purché sia banali. Ci sono anche dei progetti anche di un certo tipo. Molte su Palermo, per esempio. Su Catania, ieri da Siracusa ne sono arrivate 4 o 5, che mi dicono. Allora, il problema qual è? Se noi riusciamo a creare un ambiente favorevole, un circolo, come si dice, virtuoso, noi siamo abituati ai circoli perversi in Sicilia, invertiamo la tendenza e cerchiamo di fare delle cose mettendoci grande buona volontà, probabilmente riusciremo a creare delle condizioni favorevoli perché tanti giovani abbiano quella dignità a cui tu facevi riferimento, che nel momento in cui sono solo assistiti, sono considerati con forme di handicap terribili. Sì, quasi nulla. Allora bisogna dire ai giovani che non è vero che non ci sono le condizioni, se devono fare dei sacrifici dovranno imparare a farle, e lì la formazione in Sicilia ha un ruolo molto significativo, perché si parla di formazione sul campo. Credo che sia arrivato veramente il momento in cui andare tra campi a fare formazione, non campo come metafora, campo per davvero. È utile precisarti che nella triangolazione fra Confimprese e Interconfidimed noi, come credete, ci siamo ricavati uno spazio e una collaborazione attiva e concreta operativa sul territorio, ovviamente. Senti, per la parte di nostra si accavalla con la precedente misura che abbiamo presentato, Jeremy, per esempio, sono due cose no, diverse, no? E ti devo dire, anzi, ti devo ringraziare con l'occasione, perché a seguito dell'incontro che abbiamo avuto col Presidente Salerno, sono arrivate tutta una serie di richieste, di approfondimenti. Perché abbiamo comunicato, caro Gregorio. Ecco, perfetto. Abbiamo detto cosa sta accadendo. Metti il dito nella piaga, voi avete un ruolo, non è piaggeria la mia, un ruolo fondamentale.
per la crescita di tanti giovani, questo incontro, questo salotto, come amiamo definirlo, secondo me se riesce ad arrivare a casa di un giovane, gli fa scattare il meccanismo quantomeno della curiosità, secondo me abbiamo raggiunto l'obiettivo. Per quanto riguarda questo accordo fra SGFA, Confimpresa e Interconfidimed, ovviamente abbiamo noi stipulato anche in questo caso, perché noi ovviamente dobbiamo muoverci all'interno di procedure, se vuoi, abbastanza rigide, eviteremo, se questo progetto decolla, siamo tutti più felici. Tornando a Jeremy, e vorrei riallacciarmi a quello che dice... Può essere uno strumento da utilizzare, aggiuntivo. No, Jeremy per l'agricoltura ha delle limitazioni. Ma io invece volevo richiamare quello che ha detto l'onorevole Calanna, sì, per quanto riguarda alla restituzione dei fondi. Il direttore ha avuto l'amabilità di ospitarci, perché noi per fondi abbastanza limitati, se vuoi, quello di Jeremy, corriamo il rischio che se non utilizzati entro il 31 dicembre dobbiamo restituirli. E siamo venuti il vicepresidente Salerno ed io qui a sollecitare le aziende ad utilizzare questo strumento per evitare, come io ho detto durante la trasmissione, che si realizzi l'ennesima restituzione e che noi siciliani siamo accusati di non utilizzare i fondi della comunità, che poi è quello che con grande stile e grande enfasi hai richiamato tu nel precedente passaggio. Onorevole, però sii sincero, sì, stai pensando al mutuo che ha fatto la Regione in questo momento, che ti vedo un pochettino giudicante, a questo punto del video, ti vedo pensiero, se devo, magari ti sei isolato, no, attimo, dici no, abbiamo cavoli amari per ora con questo mutuo che servono questi soldi insomma per sanare un po' la sanità, ma dovremmo cercare i soldi invece per la produttività, che è una cosa insomma che la Regione ha un po' trascurato, diciamocelo pure. Cioè, noi chiudiamo adesso questa puntata proprio con questa battuta, perché occorre sapere qual è il vostro pensiero. Cioè, insomma, questa è una Sicilia che rincorre debiti, rincorre azioni che servono pure di recupero risorse per il precariato che è infinito, ma non si spendono e non si cercano risorse per creare produttività verso le imprese, che sia agricoltura, che siano anche altra tipologia di impresa, che sono gli unici capaci di moltiplicare quel denaro. Cioè, il PIL si produce grazie alle imprese, non certo al precariato. Dico, io non c'ho nulla contro questi signori, devono campare in qualche modo, ma dovremmo dare priorità proprio per creare quello sviluppo di cui tanto parliamo. Dobbiamo creare i presupposti per far lavorare le imprese. Questa vostra è un'azione importante, ma deve seguire anche un'azione di governo importantissima, che è quella che tu da deputato devi seguire. No, ma io dico la considerazione che faccio è questa. L'accordo tra ESA e Confimprese, così come l'accordo tra ESA e Unicoop, o l'accordo tra ESA e Confcooperative, e vedremo qual è il mondo associativo, e va in questa direzione, cioè dire quello di mettere, di rimettere in moto un sistema produttivo che fa sposare le risorse della regione, quindi le opportunità, in questo caso il capitale terra, con quella che può essere invece l'azione svolta da un'organizzazione, da un'associazione come Confimprese, sostanzialmente, che avvia, stimola i giovani, coltiva questa idea di impresa, diventa un incubatore per questo viaggio del giovane nel mondo della produttività, per affrancarsi da quello dell'assistenzialismo. Ed è chiaro che questa è la direzione di marcia. Certo, questa Sicilia in questo momento ha anche altre problematiche, deve pagare i debiti di disastri che nel passato sono stati realizzati. Il mutuo in buona sostanza è questo, perché paghi qualcosa che nel passato è stato realizzato. Bisogna in qualche modo fronteggiare questa esperienza, questo evento. Ma c'è anche da dire un fatto positivo, che nell'ultimo anno, ritorno all'esperienza di questo governo Crocetta, sostanzialmente
nell'ultimo anno si è invertita la rotta per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi comunitari. Noi abbiamo speso di più nell'ultimo anno che non in 6 anni di programmazione comunitaria. Mi riferisco al periodo 2007-2013, alla programmazione 2007-2013. Bene, un senso ce l'ha, che segue le cose che lei diceva, cioè dire un utilizzo più proprio dei fondi comunitari per ritornare a far diventare questa nostra terra terra di produzione e non una terra assistita. Dobbiamo guardare con attenzione ad Expo. Ritorno da dove lei era partito. Attenzione con gli occhi aperti, spalancati. Ad Expo. Dobbiamo tornare con attenzione ad Expo, perché che partiamo con le valigie e torniamo senza valigie. È una vetrina, è una vetrina internazionale che noi non possiamo sottovalutare. Ma il tema di Expo è il tema che abbiamo affrontato in questa convenzione, cioè dire il tema di Expo è nutrire il pianeta. Si parte da uno del patrimonio più ricco che ha la regione Sicilia, e qual è? La biodiversità. Questa biodiversità animale e vegetale che la Sicilia esprime e che non è stato adeatamente valorizzato. Il tema si è espressa Maluccio, la cosiddetta dieta mediterranea. Bisogna costruire una proposta per far capire e comprendere al mondo che la dieta mediterranea non è l'utilizzo sapiente dei nostri prodotti che la affrancano da tanti disagi e da tante malattie, vedi il nostro buon vino, il nostro olio e quant'altro, ma è anche uno stile di vita, perché la dieta non è soltanto un fatto di nutrizione, ma anche stile di vita. In una Sicilia che ti consente, con tutte le sue aree naturalistiche, con queste bellissime aree interne, con queste vacanze alternative che non sono soltanto mare, ma è questo gustoso entroterra, carico di storia, di tradizione, di particolarità anche legate al paesaggio. E questo mondo noi lo dobbiamo andare a proporre ad Expo. Siamo pronti per fare questo? Ma io penso che il dottore Cartabellotta, già assessore all'agricoltura, che sta sostanzialmente svolgendo un'azione di preparazione del territorio fondamentale ed importante. La Sicilia a Tandan Expo si sta sostanzialmente mobilitando, comincia a prendere coscienza, perché a quell'appuntamento ci deve arrivare con una proposta forte, con una proposta pregnante, che deve essere l'elemento di valorizzazione della nostra biodiversità, un patrimonio immenso sostanzialmente che diventa ricchezza, e del modello stile di vita della Sicilia, che significa turismo, turismo rurale, e le questioni su cui puntiamo molto per riprendere la strada dello sviluppo. E possibilmente arrivarci anche coesi, non scerriati tra di noi, perché c'è anche questo pericolo di gelosia e di invidia dell'assessorato X piuttosto che l'assessorato Y. Fare squadra e partire con un unico progetto che abbracci tutti quei temi di cui parlavo, onorevole, secondo me potrebbe essere veramente una proposta vincente. Allora, come la concludiamo questa puntata? Perché abbiamo raccontato di questa... a una cosa che continuerà. Presidente, però lei sta approfittando adesso di questo. 3 secondi soltanto. La convenzione ha all'interno anche un'altra componente importante. Noi sappiamo che la Sicilia ha grosse difficoltà ad aggregarsi, perché siamo molto individualisti come soggetti, soprattutto gli imprenditori. Noi abbiamo anche proposto la politica. Invece... Dico, gli imprenditori purtroppo l'hanno dimostrato nel tempo, quindi noi abbiamo parlato di cooperative, ma abbiamo parlato di reti di imprese, sì, che è un nuovo meccanismo per mettere insieme gli imprenditori, che li lascia individualmente liberi di agire nella loro azienda, ma li mette insieme come rete per fare politiche comuni, che sono per la internazionalizzazione, per la commercializzazione, per la comunicazione esterna, insomma, per una serie di fattori, per la ricerca con l'università, eccetera. Noi abbiamo proposto, per esempio, questo
nuovo viatico alle imprese e abbiamo inserito nella Costituzione anche di una rete già quasi pronta che si chiama la rete del cibo sincero, che fa riferimento del cibo sincero? Del cibo sincero, col concetto di sincero come il vino di una volta. Sì, quando si diceva questo vino è sincero, significa vino che è sincero, era buono e particolare. Perché appunto la dieta mediterranea non è solo un valore sotto profilo nutrizionale, ambientale, culturale, di stile di vita, ma è un concetto che è diventato patrimonio dell'umanità. Sì. La dieta mediterranea è sotto l'egida dell'UNESCO ed è un valore che noi dovremmo, è nostro, cioè noi dovremmo avere la capacità di comunicarlo nel mondo e appropriarcene veramente, perché noi viviamo in un ambiente carbon free, come quello che cercano tutti i turisti, i viaggiatori del mondo, un posto in cui non ci sia anidride carbonica come c'è nelle grandi città, nei posti cosiddetti, tra virgolette, evoluti. Noi la nostra, diciamo, il nostro ritardo di sviluppo lo potremmo rendere un valore assoluto e positivo solo se sapremo organizzare meglio i fondi comunitari, che attualmente vedono 14.000 misure, quindi ingestibile, al di là della capacità di spesa che avevano. Bisogna vedere se poi questa spesa raggiunge degli obiettivi, perché spendere a tutti i costi non significa spendere bene. Noi dovremmo orientare invece le spese per la infrastrutturazione della Sicilia, per la doppia linea ferrate, per i porti, per la sostenibilità, per l'energia alternativa, per questioni che hanno a che vedere con la green economy e con lo sviluppo che i giovani chiedono, la sostenibilità, che è un valore assoluto. Perfetto. Allora, faccio io una domanda stavolta al contrario e così chiudiamo. Ci avevo visto bene quando ti avevo anticipato che era un progetto di altissimo profilo. Assolutamente. Ho visto che hai seguito con grande interesse e ti ringrazio anche a nome dell'onorevole. È un piacere poter essere utili alla propria terra e alle persone che ci vivono. Soprattutto musica per le nostre orecchie. Musica per le nostre orecchie. Però sai, volevo concludere questa puntata, decidete voi chi la vuole concludere, dando il messaggio di fondo che c'è dietro a questa convenzione, che chi dobbiamo chiamare all'appello dietro a una convenzione di questo tipo, chi saranno i nostri interlocutori del futuro, o presidente o l'onorevole. Cioè, fatta questa convenzione, è stata firmata, i presupposti ci sono per creare opportunità di lavoro, facciamo un richiamo, cioè sfruttatemi, c'è cioè questa emittente che sta parlando di voi, di questo progetto, chi chiamiamo all'attenzione? Chiamiamo non per forza agricoltori esistenti, anche giovani promesse. Chiamiamo i giovani, uomini e donne, chiamiamo i tecnici, chiamiamo coloro i quali hanno un'idea di un progetto che vogliono realizzare e si vogliono mettere assieme in società o in cooperativa. Coinvolgiamo gli ordini professionali, le organizzazioni di categoria che sono, come dire, vicine a questo, e facciamo una scommessa. Ci rivediamo qui fra un anno sostanzialmente. Io il prossimo mese volevo invitarti di nuovo, dobbiamo andare per step. Allora, no, esistono i cosiddetti SAL, giusto? Io penso, facciamo un SAL, un primo SAL. Io penso che saremo in grado di lanciare un progetto in Sicilia che possa portare alla Sicilia a avere 100.000 occupati, giovani in più. Senza chiacchiere, perché se i numeri sono legati, quelli... Legati, produttivi. Con attività di impresa, io penso che ce la possiamo fare. Ecco, il messaggio deve andare a loro, utilizzando la vostra cortesia. C'è un mondo che si mette in cammino, ci sono delle istituzioni, delle associazioni che guardano con attenzione a questo elemento etico importante, accompagnare questa società a crescere, a svilupparsi, a dare opportunità ai giovani. Se i giovani riescono e vogliono coglierla, secondo me il terreno è già arato. La scommessa, ecco perché davo un termine un po' più lungo, ma ci credo che questo progetto possa portare 100.000
posti di lavoro in più nella regione Sicilia. Lo verificheremo fra un anno, è chiaro, a un respiro, sto dando un respiro corto, dovrei essere più prudente e però dare un noi siamo respiro attenti più... anche ai vari processi di, insomma, di fidelizzazione con le imprese, che sono lo sportello di startup per questi imprenditori o giovani che si vogliono avvicinare. Raccontiamo anche a breve, fra qualche mese, cosa sta accadendo, se ci sono dei movimenti importanti. Insomma, vi voglio seguire. Seguiamolo passo passo. Così, vi seguiamo passo passo e tra l'altro io penso... qualche mese, così magari... Cominciamo a raccontare, è accaduto un'altra cosa, un altro passaggio, e tra l'altro io penso che Confimpresa è uno strumento utile anche per questi giovani che vogliono informazioni ulteriori per poter accedere. Noi abbiamo già una convenzione con la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi, che sono una... sono, diciamo, i sacerdoti dell'agricoltura in Sicilia. Dico, ma se Gregorio in questo momento che ci sta guardando, faccio un nome a caso, sta guardando questa trasmissione, dice sono incuriosito, può chiamare Confimpresa e avere notizie più specifiche? Certo. Ecco, questa è la comunicazione che dobbiamo fare, quella semplice. Quindi, signori e signori, chiudiamo questa puntata ringraziando i nostri ospiti, dall'onorevole Calanna al dottore Squadrito, dottore Lattuca. Dandovi appuntamento a cosa? A chiamare, a informarvi attraverso Confimpresa, ma anche alla stessa ESA, per avere notizie più diciamo particolari, per accedere a una probabile misura messa ad hoc per questi nuovi giovani agricoltori siciliani. È così? Va bene, allora abbiamo trasmesso. Grazie ancora. Grazie.